Carissima, carissima. Dunque. Non ti vedo come la volta scorsa. Carissimi, carissimi. Vediamo se c'è qualche click da fare sul nuovo programma Meet. Intanto sta dicendo che sta registrando. L'audio c'è. E cosa vogliamo di più? Sta registrando, l'audio c'è. Tutto fatto. Ci possiamo salutare, possiamo chiudere. Cosa vogliamo di più? Vogliamo qualche cosa di più? Vogliamo? Desideriamo qualcosa di più? Forse a livello inconscio. Però qualcuno è anche abbastanza cosciente, consapevole. Vogliamo di più che tutto questo, il nostro corpo, quello che ho cercato di farvi vedere e non si vede, mi hanno detto. Tutto quanto. Carissima, carissima, tutto quanto. Stavo dicendo che qua registra, qua si sente l'audio, il video, e stavo dicendo cosa vogliamo di più di tutto questo? Vogliamo qualcos'altro? Vogliamo? È già la mano che fa così, è un fiore mano che sboccia. E in questo sbocciare le energie vita entrano in gioco con colori, con forme, con odori. E allora vogliamo sbocciare. Vogliamo come un fiore. Prendere forma, colori, forme, colori al plurale, odore. E poi una volta che si forma il fiore, poi il fiore fa la strada per il frutto. Quindi vogliamo vivere meglio la vita, vivere più profondamente la vita, sbocciare, aprirsi, un aprirsi, il fiore che si apre. E noi come un fiore vogliamo aprirci e vogliamo dare energia, recepire energia. Se ci fa anche il miele. In poche parole vogliamo danzare con la vita, con tutte le energie vita, non solamente con alcune energie vita, ma con tutte le energie vita vogliamo danzare. Tutto, anche con la plastica. Anche con la plastica vogliamo danzare, perché un'energia anche lei deve essere usata bene, però se usata bene. È una bella energia. Tutto. Allora noi possiamo danzare ogni momento. Se tocchiamo il mouse, con il mouse possiamo danzare. E quante danze ci facciamo con il mouse? Siamo dei danzatori insieme al mouse. E quindi danziamo, col telefonino danziamo.
con questo danziamo. Allora dobbiamo diventare più consapevoli che la vita è una danza di energie. Il nostro corpo qua, in questo momento, fatevelo anche voi, toccatevi il vostro corpo, il mio corpo, qua, il corpo materiale, che poi sono tutte vibrazioni. Questo lo dice la scienza e l'ha sempre detto la persona sensitiva. Tutto a danzare, anche questo momento, noi con tutto il mondo, con tutta la pallina terra, a danzare. A danzare, vogliamo andare qui, vogliamo andare lì, vogliamo andare qui, vogliamo andare qua. E ci sono diverse energie. Vogliamo vedere questo posto, vogliamo vedere questa popolazione. Vogliamo sentire energie diverse da quella che sentiamo sempre, giornalmente. E quindi vedere la diversità. Io ho cominciato a viaggiare a 12 anni e sentivo tantissimo le energie diverse, proprio le sentivo tantissimo, anche di persone della stessa regione oppure della stessa nazione, e poi sono andato oltre la nazione e mi piaceva tantissimo viaggiare. Per quale motivo? Andavo a curiosare energie, a sentire energie, a danzare con quelle energie. Quindi noi danziamo con la vita. Dobbiamo essere più consapevoli. Guarda, in questo momento io sto danzando. Qui adesso sto danzando. Con queste energie che mangio, con queste energie che odoro, che sento, che tocco. Allora ogni momento deve essere una meditazione. Tocco queste energie per farmi la cena, per farmi la colazione, tocco queste energie da sistemare qui, questo, quello. Allora deve essere una meditazione, altrimenti se non è una meditazione, se noi lo facciamo freneticamente, allora non sentiamo nessuna energia. Viviamo in maniera molto, molto chiusa mentalmente, molto bloccata. Faccio quella cosa perché la devo fare così, mi hanno insegnato che si fa così, la faccio. Questo non è un vero vivere. Vero vivere è sentire. Sentire le energie, sentire questa voce. Queste energie, le mie corde vocali emettono delle energie, delle vibrazioni. Voi recepite queste vibrazioni e tramite l'orecchio le recepiscono i centri energetici. Recepiscono la vibrazione, tramite la vibrazione fanno un collegamento con il lavoro razionale, e questo suono è razionale, questo suono ha un significato per noi, razionale, un significato, gli abbiamo dato un significato, gli hanno dato un significato, e noi prendiamo quel significato e lo ripetiamo. Però se siamo così semplicemente a ripetere, siamo un po' robot. Se invece noi quando parliamo, cantiamo, muoviamo le mani e danziamo, allora noi in quel momento siamo in amore con la vita. Sentiamo l'amore.
Sentiamo la profondità, la bellezza. Questo è il vivere che sempre la vita ha programmato, anche se questa parola programmato non è molto bella, però sempre la vita ha cercato di fare vivere a tutto, alle piante, agli animali, agli insetti, all'essere umano. I corpi astrali ce ne parlano tantissimo, chiamati fratelli angeli, ce ne parlano tanto ogni momento. Vedete, noi prima eravamo come a voi, incarnati, adesso qui, da qui sentiamo energie, sentiamo bellezza, sentiamo, quindi vi guardiamo, vi osserviamo e ci sembra strano un pochettino che voi adesso, nel 2023, e siete in contatto con noi, corpi astrali, siete in contatto con persone che hanno raggiunto questo livello di vivere. Quindi ci sembra un pochettino strano che voi ancora, alcuni di voi, vivono così, in modo molto bloccato. Ci sembra parecchio strano. Quindi cominciate, dite, ve lo voglio cominciare adesso a danzare con la vita, a danzare ogni momento. E per danzare ogni momento noi dobbiamo rallentare. Ed è proprio il contrario di quello che ci hanno insegnato. Ci hanno insegnato a correre, che noi dobbiamo correre, che noi dobbiamo essere veloci. Ci hanno insegnato che quello è l'essere intelligenti e ci hanno insegnato anche di fare ciò per dimostrare agli altri che noi siamo superiori agli altri. E invece è tutta una presa in giro, è tutta una realtà non vera completamente. Noi siamo qui, noi siamo più intelligenti, noi siamo più veri, più profondi, quando siamo lentamente. Non ce l'hanno insegnato, ci hanno insegnato l'opposto, ma noi lo vogliamo imparare. Io voglio veramente imparare a vivere. D'accordissimo, non ha importanza. Quello che è, tranquillamente. E quindi ce lo diciamo. Ce lo possiamo dire anche non solamente una volta, anche più volte. In un mese, mettiamo, in un mese ce lo possiamo dire 2 o 3 volte, per esempio, per cominciare. Io voglio vivere la vita e voglio sentire le energie vita. Non voglio fare le cose come un robot schematicamente. Ma voglio sentire le energie vita. E in questo ci può fare bene qualche discorso su fisica quantistica, e ce ne sono parecchi. Pochi giorni fa ho ascoltato un professore universitario molto bravo di fisica quantistica e sono stato 3 ore con lui. E ha detto delle cose bellissime. Veramente la fisica quantistica oggi deve essere ascoltata. È qualcosa di molto aperto. Gli scienziati stessi ci hanno lavorato molto dentro di loro. E da che erano molto, molto chiusi nella fisica classica, in quello che sappiamo così molto. Molto banale, si sono aperti a degli esperimenti di realtà. Il grande esperimento delle due fenditure, e lui ne parlava che già prima della meccanica quantistica, adesso io non so dire, non so dire perché.
però mi è piaciuto proprio veramente tanto. E l'esperimento delle due fenditure, forse il più grande esperimento che è mai stato fatto, che fa vedere che tutto è vibrazione, ma tutte particelle anche che si comportano come vibrazioni, e vibrazioni che sono particelle. Cioè qua uno scienziato ci può veramente. Sono cose che prima erano semplicemente questa vibrazione, tappi chiuso, tutto qua chiuso, circonciso, e queste particelle, non si discute. Questo è così, e andare a vedere che le particelle sono vibrazioni, che le vibrazioni sono particelle, e che le particelle si comportano come vibrazioni. Cioè qua uno scienziato di fisica classica chiaramente si mette del tempo per cominciare a comprendere meglio, intanto lasciare gli schemi che gli hanno insegnato come fisico classico, e poi cominciare a vedere, a sperimentare in prima persona questo esperimento delle due fenditure, che è bello e chiaro, che è bello, che fa vedere come tutto è vibrazione e particella. E poi non è separato da noi, non è separato da chi fa l'esperimento. Chi fa l'esperimento è importantissimo nell'esperimento stesso. Però l'hanno fatto vedere che se viene osservato l'esperimento, allora si dinamizza più come particella, è però particella che è vibrazione. E se viene. Questo dicevo, se viene visto, se non viene visto, invece, allora si dimostra più come vibrazione. E come vibrazione che si dinamizza anche come particella. E lui le spiegava queste cose molto bene, molto chiaramente. Prima parlava, vedete questo scienziato, parlava da Galileo Galilei, vedete questo, poi questo, poi questo, e poi Newton, e poi, cioè parlava tutto, ha raccontato un pochettino tutta la storia per cui è andata avanti la scienza. Ed è una meraviglia vederla oggi da una persona che è andata avanti nella fisica quantistica. E loro oggi parlano come i grandi saggi di una volta, come gli illuminati spirituali. Tutto è un'unica energia, e questa unica energia non ha separazioni. Le separazioni sono illusorie, sono dei cinque sensi. E quindi fanno lo stesso discorso che ha sempre fatto la spiritualità, tutto è uno, divino. Vediamo se posso fare qualcosa. Audio per tutti i partecipanti disattivati. Quindi il discorso della fisica quantistica è un discorso spirituale. È fatto anche in maniera razionale. Fanno vedere anche come il razionale non basta. Il razionale un pochettino entra in difficoltà, per come ci hanno insegnato che 2 più 2 fa così, questo fa così.
questo fa così, ci hanno insegnato un po' a scuola, a tutti noi, delle cose molto, in qualche modo molto statiche. Questo è così, questo è così, questo è così. Quindi allo stesso modo, un pochettino noi abbiamo pensato, abbiamo vissuto la vita con questo è così, questo è così, questo è così. Quindi in modo molto limitato. Io vi posso dire, non solo io, giusto, ci sono diverse persone nel mondo che hanno fatto esperienze. E vi possiamo dire quindi che la vita è un qualcosa di magico. Un qualche cosa che la mente razionale pensa, questo è così. E invece la vita è una magia. Questo che noi diciamo è così. Questo può essere in tantissimi altri modi diversi. Dato che la vita è una magia e può fare di quella cosa delle varianti. E varianti che noi possiamo vivere, vedere concretamente. E quindi renderci conto che noi siamo in una magia divina, non in una magia anche così come ci hanno insegnato il termine magia, di quella che fa così per avere il potere, per dominare, per conquistare. A noi ci hanno dato questo insegnamento su che cosa è la magia. E invece la magia, la vita è una magia di amore. E quella cosa la può variare in tantissimi modi. A secondo come noi diciamo le parole, a secondo come noi pensiamo i nostri pensieri, a secondo come noi ci muoviamo con gli altri, secondo tante possibilità che già noi creiamo dentro e fuori noi stessi, allora partecipiamo a poter costruire un qualche cosa di variante, di diverso. E quando si vive concretamente qualche momento di magia, qualche momento particolare, sta accadendo nel momento, nell'istante. Allora sentiamo l'energia vitale. Guarda, la vita non è chiusa in schemi, non è chiusa in questo così, ma la vita può variare ogni momento, ogni situazione. E ci può fare vivere in senso vediamo, sto provando a trovare una parola profonda, un senso di intanto la vita come in unione con ognuno di noi e ci fa vedere come ognuno di noi interagisce con la vita. Con le cose come accadono, come ci fa sperimentare vitalità, ci fa sperimentare non chiusura e ci fa sperimentare com'è molto importante, come noi danziamo con la vita, danziamo con la natura, danziamo con le energie. A seconda di come noi facciamo, pensiamo una cosa, facciamo quella cosa, questo diventa molto importante. E quindi come tutto è collegato, è che in questo collegamento ogni cosa è importante.
per quello che ne arriva da quella cosa. Non solo ne arriva, ogni cosa è importante per come si vive anche il momento. Io tante volte sono rimasto a bocca aperta, sono rimasto sbalordito, sono rimasto. Ma non penso solamente io, penso un po' tutti quanti a vivere delle situazioni e vedere proprio una grandiosa vitalità. Purtroppo le parole sono ben limitate. Io quello che ho di dentro, quello che ho sperimentato di dentro, avendo vissuto tante estasi primarie, avendo vissuto tante intuizioni già da bambino, avendo vissuto il Nirvikalpa Samadhi, estasi suprema, quindi di dentro io già ho tante cose che parole non si possono descrivere. Io ogni tanto cerco di descriverle, però quando in certi momenti io sono un po' in silenzio, sono momenti che io sto cercando di descrivere qualcosa di profondo. Però effettivamente vedo che non è così fattibile. Però questa è la situazione, l'accogliamo così, per com'è. Anche i fratelli angeli ce lo dicono. I nostri messaggi che vi mandiamo tramite telepatia, tramite messaggio mentale, noi abbiamo tante difficoltà a descrivere la nostra situazione di oggi, della dimensione in cui siamo. Abbiamo tanto difficoltà a metterla nel linguaggio vostro di adesso, anche se loro ci sono passati e ci hanno vissuto, per come dicono loro, tante incarnazioni. Ormai sono a un altro livello vitale. E quindi parlare con le nostre parole gli viene difficile. Però in qualche modo ci riescono. E a me piace tantissimo ascoltare i messaggi dei fratelli angeli, leggere i messaggi dei fratelli angeli. È una delle cose che più mi piace di questo livello in cui siamo. E ringrazio sempre la vita, ringrazio l'essenza divina che ha creato questa possibilità, che noi esseri umani, e non solo esseri umani, anche esseri di altri pianeti, possiamo essere in contatto con esseri di altra dimensione. Per me è stato un grande aiuto, un grande amore, una grande compagnia, perché noi, fra di noi, esseri umani, non sappiamo molto comunicare. Così cerchiamo di comunicare. E però cosa comunichiamo in fondo? Tante volte siamo fermi, siamo così in
in modi di fare molto, molto bloccativo, molto, molto limitato, molto. Già pochi giorni fa ho incontrato un'amica e già in due parole lei mi voleva dire, forse inconsciamente, però ci aveva il viso con un atteggiamento come per dire io sono più intelligente, vedi, ti sto dicendo queste due parole e vedi Francesco, sono più intelligente di te. E anche se lei mi segue su Facebook, segue tantissimo le cose che scrivo, le cose, questi incontri che sto che ho cominciato a fare. Quindi in qualche modo lei vorrebbe pensare e mi ha detto queste due parole con atteggiamento già di ego, che già vuole comunicare, sono più intelligente di te, sono più. Tu in confronto a me sei uno stupidino. Già voleva comunicare questo. Io non gli ho detto niente, non gliel'avrei potuto dire nel momento, oppure gliel'avrei potuto comunicare dopo, tramite parole scritte sul computer. Però non l'ho fatto. Non mi interessa se lei ha questi problemi. Mi può dispiacere che lei ha questi problemi. Non gli ho detto niente, l'ho lasciata fare. Però è un atteggiamento molto limitato, già subito, incontrare una persona che si conosce già subito con un paio di parole. E con un atteggiamento del viso, tutto così e subito dimostrare, volere dimostrare, cercare di dimostrare già di essere superiori e che quello è stupido, tu sei stupido. Poveretti. Poveretti, perché chi vive a questo livello così vive in un modo molto limitato, molto con problemi psicologici molto grossi e non se ne rendono conto. E tutto sommato, questa è una situazione molto di sofferenza. In quel momento quella persona può provare piacere. Guarda, gli sto dimostrando che sono migliore con queste due parole che ho detto e che lui è stupido. In quel momento può essere un piacere, ma in quel momento. Poi in realtà quella persona cosa vive? Vive chiusure mentali, blocchi mentali, limitazioni mentali. E questo non può essere un piacere. Questo è una sofferenza che può essere solamente a livello inconscio, però è sofferenza. A me ha fatto molto piacere il contatto con i fratelli angeli. Ah, ecco qua. Grazie. Un fratello angelo è venuto. A me ha fatto molto piacere il contatto con voi, proprio per l'amore che avete, per l'amore che avete realizzato e quanto amore mi avete dato. Io ho saputo cogliere e poi mi avete detto, vedi Francesco,
tu hai saputo cogliere, ci sei stato vicino, ci sei stato, hai recepito le cose che noi regaliamo a voi. E quindi sono entrati in contatto personale con me, che è bellissimo, è un'altra cosa bellissima e si può vivere concretamente. Quindi per quale motivo rimanere chiusi, fermi, a voler dimostrare sono meglio di te, sono io, sono la più importante, io sono la più... Però cresciamo. Soffrendo, soffrendo si cresce, si deve crescere. Per forza, non si può rimanere chiusi a soffrire, soffrire tutta una vita, 2 vite, 3 vite, 4 vite, a soffrire, soffrire. Prima o poi bisogna crescere. Cerchiamo di crescere, cerchiamo di fare qualche passo. Di parlare con noi stessi, di osservarci e dirci: guarda, mi sto comportando così. Ma è un vero piacere quello che sto facendo, di dare fastidio, di comportarmi in maniera aggressiva, di comportarmi in maniera... Veramente mi dà un piacere, veramente, chiederselo. E questo può essere un grande aiuto rispetto a noi stessi, perché così ci rendiamo conto piano piano della situazione e allora non stiamo più subito a dover dimostrare che noi siamo più intelligenti e quello è un cretino. Se noi vediamo queste cose dentro di noi, subito, che cerchiamo di dimostrare agli altri che siamo più intelligenti e cercare contemporaneamente a fare sentire all'altro che è un cretino, allora noi stiamo sbagliando tantissimo. Allora ci stiamo facendo molto male, noi stessi, nel pensare così. A noi stessi facciamo un sacco di male. E facciamo un sacco di sofferenza. Possiamo illuderci di essere chissà che cosa. Ma è un'illusione. In realtà non è così, non è vero che noi siamo più intelligenti, che quello è un cretino, che quello è uno stupidotto, così che noi, che è così proprio una cosa, che noi siamo proprio molto sopra quello e quello non ha capito niente. Proprio c'è un atteggiamento. Io tutto. Così come gonfiato e quello niente, proprio nei confronti miei, quello è un cretino, non ha capito niente della vita. E perché non ha capito? Perché pensiamo questo? Non ha capito niente? Perché non sa fare come facciamo noi, perché non ha l'egoismo che abbiamo noi. Allora lo vediamo, vediamo il nostro egoismo come la cosa più bella, più intelligente, quello che non sa fare l'egoista come lo facciamo noi, allora quello è un cretino. Cerchiamo di osservarci, cerchiamo di vedere questa realtà. Se abbiamo un po' di coraggio, cerchiamo di osservarle e cerchiamo piano piano di capire
che tutto ciò non è vero. Ci stiamo prendendo in giro e dobbiamo vivere così, a prenderci in giro, a prenderci in giro, a prenderci in giro. Vogliamo vivere così? Dobbiamo crescere. Siamo qui per crescere. Quindi, io per esempio, vediamo, partiamo da me, io per esempio ce l'ho questo senso di essere che mi sento superiore agli altri. Adesso, giusto, parliamo di adesso, non parlo del passato. Adesso io ce l'ho il senso che mi sento superiore. Che voglio fare sentire agli altri che sono cretini. Se c'è qualcosa che è a livello inconscio, però io ormai con il mio livello inconscio ormai io lo osservo. Appena faccio una cosa, mi osservo e mi interessa fare quella cosa in modo consapevole. Quindi non mi interessa fare quella cosa in modo per come ci hanno insegnato. Con una cultura, con una tradizione, con un modo arcaico, antichissimo, e come ci è stato insegnato. Io ho fatto un grande lavoro, anche insieme ai fratelli Angeli, ma ho cominciato a fare meditazione a 15 anni. E quindi adesso io mi osservo, appena, ecco, appena osservo la mia mente che fa una cosa che mi sembra un pochettino disarmonica, subito me lo faccio, mente, stai calma, ecco, questo è il mio atteggiamento. Appena vedo che fa qualche cosa di strano, mente, stai calma. Bella, riposati. Questo è il mio atteggiamento che ho interiormente un poco con la mente. Appena la vedo che fa qualche atteggiamento un pochettino che non mi piace, e allora subito glielo dico, a volte a parola, a volte solo pensandolo, però mi osservo, ecco. E com'è che mi osservo? Dato che io in qualche modo vado molto lentamente. E così uno impara ad osservarsi e impara. L'altro giorno ve l'ho detto, parlavano della cultura greca e c'era un grande greco che diceva: chi va veloce non coglie niente, non coglie quello che sta avvenendo, quello che sta facendo, non coglie i suoi pensieri, non coglie gli atteggiamenti degli altri. Per cogliere già una qualsiasi cosa. È come per esempio un contadino nel campo. Per raccogliere un qualcosa, in qualche modo deve andare un po' lentamente, perché se si mette a strappare, a strappare, a strappare, sto dicendo così, poi io a livello contadino non ho nessuna esperienza, ho visto così lei.
dei documentari, però quindi non posso parlarne. Però a livello concreto di vita quotidiana, di momento quotidiano, se noi corriamo, allora non cogliamo niente. Se noi vogliamo cogliere il nostro pensiero cosciente, e ancora di più se vogliamo cogliere il nostro pensiero inconscio, allora dobbiamo rallentare tantissimo. Questo è quello che ci fa crescere. Ci hanno insegnato completamente l'opposto di correre. A me hanno insegnato molto l'opposto di correre, correre. E così io gli dimostravo che ero più intelligente. E invece una persona che corre non è intelligente, è molto concentrata in quegli schemi ed è concentrata in schemi mentali, in questo così, questo così. Allora si può correre da dove si hanno quegli schemi mentali e allora si può correre. Ma che intelligenza è questa? Questa non è intelligenza. Questa, fatemelo dire, questa è stare molto male. A me hanno insegnato questo, io dovevo correre, dovevo dimostrare ai miei compagni che io correndo ero più veloce, più intelligente di loro. Proprio mi hanno insegnato questo, preciso. E io invece non cercavo di correre, io andavo lentamente. Cercavo di cogliere il momento, di sentire. Già io ero molto sensitivo da bambino. E invece mi veniva detto, devi correre, devi proprio. Chiaro, chiaro. Giustamente loro hanno detto queste cose ai bambini di allora, dato che a loro gli erano state insegnate queste cose. Quindi trasmettevano meccanicamente quelle cose. Però noi dobbiamo farci un bel discorso. Loro ci hanno trasmesso queste cose che loro avevano dentro, che avevano vissuto, che avevano sofferto. Ma noi oggi cosa vogliamo? Vogliamo continuare a vivere per come ci è stato insegnato, a vivere in modo nevrotico, a vivere in modo di corsa, di non percepire e quindi a vivere in modo con schemi. Vogliamo vivere così oppure vogliamo avere un rapporto intimo con la vita, un rapporto di sensitività, un rapporto di vero, di verità, un qualcosa di vero. Se noi siamo veloci non c'è niente di vero, è tutto falso, tutto, 100%. Vogliamo essere 100% falsi o vogliamo veramente cogliere qualche cosa di vero, di sentirla, di... Noi vogliamo questo. Io ve lo posso dire chiaramente. Voi non volete vivere in modo falso e in modo... Perché quello, quel modo falso, quegli schemi vi fanno vincere. Che vi fanno vincere? Che cosa vi fanno vincere? Vi fanno illudere di vincere. Anche se state vincendo una situazione così fuori da voi, con una persona, con una situazione, ma dentro di voi, se voi vi comportate in questo modo, dentro di voi c'è una sofferenza che
che vi fa vincere una situazione di adesso. E poi cosa succede? Sofferenza, più sofferenza uguale. Noi non vogliamo questo che ci è stato insegnato. Noi vogliamo invece sentire un amore con la vita, vogliamo sentire un rapporto con noi stessi, interiore, di osservazione, di percezione. Un rapporto vero, questo noi vogliamo. E perdiamo una situazione con questa e qua. Va bene, va benissimo, ma io non mi comporto in modo falso, in modo da robot. Perdo la situazione, però io sono contento di dentro. Però io non mi sto comportando in maniera schematica, ma io sto cercando di sentire l'energia vita. E si sentono, non sono qualche cosa di energia e vita, cosa sono, cosa, una cosa immaginaria, no, si sentono. Io vi posso raccontare milioni di esperienze, milioni e milioni, va bene, voglio essere umile, non sono milioni. Sono decine di migliaia, decine di migliaia, va bene. E cos'è poco? Io sto avendo intuizioni giornalmente, la notte faccio sogni profondissimi, molto intuitivi. Ho cominciato ad avere intuizioni già da bambino, ho vissuto intuizioni, ho vissuto estasi, ho vissuto estasi suprema. E cosa sono? Falsità? Cosa sono? Immaginazione mentale? Sono? No, miei cari, sono qualcosa di concretissimo. E se io ora sono qui a parlare con voi, cercando di parlarvi di consapevolezza, cercando giusto per quello che posso, anche questo qui, anche durante il momento che io parlo, sapete quante intuizioni mi arrivano? I fratelli angeli che vengono e sono contenti di quello che sta accadendo. Sono contentissimi di questi incontri che stanno avvenendo. È concretissimo. A me sono venuto a trovare gli extraterrestri da bambino, in un disco volante di luce, e c'erano i miei genitori. E sapete quante persone hanno queste esperienze? Quindi non sono immaginazione mentale, ma ci sono migliaia, ci sono milioni di esperienze, solamente che non ne vogliono parlare, hanno paura. E già da bambini ci hanno messo paura degli extraterrestri che vogliono arrivare, vogliono dominare. Ma questo è quello che c'è nella mente umana, che vuole andare in un posto e vuole dominare. Questo è quello che ha fatto la mente umana. E l'essere umano ha vissuto di guerre, di dominare, voleva sentirsi il più forte, il più. E dove è arrivato? Sì, dominare, dominare. E alla fine queste popolazioni che hanno voluto dominare sono finite, sono sparite. Io ve lo dico, la situazione bella è quella. Non di voler stare a dominare, non di voler stare a sentirsi superiore agli altri, sentirsi più intelligenti. La situazione bella è quella di rallentare,
è quella di osservare, di dirsi nell'osservare. Voglio vivere qualcosa di vero. Voglio liberarmi da schemi mentali e voglio vivere qualcosa di veramente vero. Qualche cosa che io sento, che io nel momento lo sento. Non devo farlo semplicemente come una macchina che gira e allora fa quella cosa. Non sono una macchina. Voglio vivere qualche cosa di vero. E quindi voglio liberarmi da tutti gli schemi. E già appena si comincia ad avere qualche intuizione, già un'intuizione ha una capacità energetica, una capacità di portare bellezza nella nostra vita, che forse un'incarnazione non può avere. Un'incarnazione mentale, razionale, non può arrivare dove arriva un'intuizione. E quando nella vita si vivono più intuizioni, allora diventa una gioia, diventa una meraviglia, una magia, un miracolo. E se io dico queste parole, dovuto al fatto che ho vissuto tante di queste cose e le sto vivendo. Non esiste niente di più bello di questo, niente, zero. Anche voler essere potenti, voler dimostrare, voler distruggere terre, persone, voler dimostrargli che siete fortissimi. Rilassatevi. Tutto questo non porta a nessuna gioia, a nessuna bellezza, a nessuna, porta a sofferenza. Se ve ne volete rendere conto, se non ve ne volete rendere conto, porta anche a malattie. Quello che posso comunicarvi io è che la scelta bella e giusta di amore che possiamo fare è proprio quella che vi ho detto e vi ho ridetto adesso, non la ridico, perché già ve l'ho detta diverse volte. Questo è il vero vivere. Noi siamo qui per imparare, non siamo qui semplicemente per comportarci in modo banale, superficiale, in modo che modo illusorio. Noi non siamo qui per questo. L'essenza divina non vuole questo. L'essenza divina, come ci dicono i fratelli angeli, e loro sono molto vicini all'essenza divina. L'essenza divina gioisce della nostra gioia, di quando noi siamo in profondo rapporto con noi stessi. E allora così siamo veramente in rapporto profondo con gli altri. Ma se non siamo in rapporto profondo con noi stessi, noi non possiamo essere in rapporto profondo con gli altri. Impariamo. D'altronde veniamo da secoli e secoli di pianeta Terra, di guerre, di violenze.
di tutti i tipi, ne possiamo dire, violenze ai popoli, violenza alla donna, violenze alle persone più evolute che venivano bruciate nelle piazze. Veniamo da centinaia, da millenni di vita del pianeta Terra, di vita molto, molto brutta, molto violenta, molto. Adesso siamo in una fase che stiamo potendo crescere. Viviamola, prendiamola questa fase. Io lo sto facendo, l'ho fatto. Vedete, mi vengono a trovare i fratelli angeli, io li sento anche durante la giornata. Noi siamo in un miracolo, siamo. Non siamo in una cosa che dobbiamo fare guerra per dimostrare di essere noi. Noi dobbiamo riconoscere che siamo in un miracolo. Ascoltare i miei incontri può farvi sentire un pochettino sensitivamente questa cosa, dato che io l'ho vissuta sensitivamente dentro di me. Le mie non sono solo parole da professore. Io ho vissuto queste cose tantissime e allora potete percepire da parte mia delle sensazioni molto profonde. Però apritevi, cercate di non avere paura, perché la mente si può fare paura. Apritevi e ditevi: voglio vivere. Voglio cominciare a vivere veramente, o voglio continuare a vivere situazioni molto vere. Situazioni che veramente sento. E voglio rallentare. Così le sento meglio, così le percepisco meglio e le vivo meglio, le vivo concretamente, le vivo meglio. Dai, coraggio. Ce ne vuole, un po' di coraggio ci vuole. Ci vuole, ci vuole. Però vediamo, se noi ci mettiamo un po' di coraggio, vediamo a che bellissimi risultati arriviamo. E poi diciamo, meno male che ci ho messo questa energia, questo coraggio, questo interesse. Così sono arrivato a queste situazioni bellissime. Io vi posso aiutare. Lo faccio con piacere. Non credo che mi sto comportando da essere superiore, lo sto facendo abbastanza serenamente, abbastanza eventualmente, per esempio, qualche volta dovessi comportarmi in qualche modo un po' strano, un pochettino tipo da io sono il più intelligente, io sono, ditemelo. Fraternamente, così. Ditemelo, Francesco, hai detto queste parole e avevi un atteggiamento. Può succedere. Io cerco di accorgermene. Se qualcuno amorevolmente me lo dice,
Certo, poi ci sono anche le persone che possono dire queste cose. Mi è capitato negli incontri consapevolezza. Persone che mi dicevano cose un pochettino strane. Questo capita, ci sono queste persone che vengono, che dicono delle cose per il piacere di dire quella cosa che gli fa sentire che stanno dominando. Ci sono queste persone. Fortunatamente non sono molte. Veramente non sono molte, sono alcune. Possono essere su 100 persone, mettiamo. Possono essere una, due, tre. Allora, carissimi, vi saluto. E manderò su Facebook. E vediamo, forse sono riuscito a mandare anche su YouTube. Forse. Vediamo. Sto facendo esperienza. Già ho fatto centinaia e centinaia di click nei vari programmi. Anche se effettivamente non mi interessano più di tanto. La mia mente non si fa discorsi tipo, ah, che bello, guarda come sto crescendo. Non mi faccio ipnotizzare più. Non mi interessa. Li sto vedendo per comunicare, per fare questi incontri con voi, ma non ho nessun altro atteggiamento. E invece vedo delle persone che se sanno delle cose al computer si sentono superiori, si sentono io lo sto facendo per fare questi incontri. Non credo di avere un'altra ipnosi. E allora, ringraziamo la vita insieme. Questo è molto bello, di ringraziare la vita insieme. Non semplicemente ringraziare, io ringrazio a voi o voi che ringraziate a me. Ringraziamo la vita insieme. A me piacciono molto queste parole. Grazie, vita. Grazie di tutte queste energie, di tutto questo, anche di questo momento che hai fatto accadere tra di noi. Io ringrazio molto la vita. Anche di tutte le cose che ho vissuto, grazie. L'ho sempre ringraziata. E mi piace, questo mi piace molto. Vi saluto. A presto, buon momento per momento. Comunque, dunque.
Non si sta chiudendo il programma. Programma, che c'è che non devo chiudere?